Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, oggi è venerdì ed è l'8 ottobre del 2021. Spero che questa diretta vi trovi bene, in salute, prosperi e verdeggianti. E se anche così non fosse, abbiamo una grande opportunità oggi per cambiare le nostre circostanze e in ogni caso per fare sempre la differenza. Buongiorno, buongiorno. Qualche minuto insieme per meditare qualcosa dalla scrittura, dal Vangelo di Matteo, dal capitolo 16, parole di Gesù bellissime che se ricevute nel cuore e comprese bene, realmente possono cambiare la nostra vita per sempre. Realmente, realmente, io lo posso testimoniare nella mia vita, l'ho visto nella vita di tantissime persone, migliaia e migliaia di persone in giro per l'Italia e altrove. Quando riceviamo non solo la conoscenza di ciò che è scritto, ma riceviamo la rivelazione di ciò che è scritto, questo è quello che fa la differenza. La sapienza è la rivelazione per conoscere bene. La vera conoscenza non viene dalla lettura, la vera conoscenza viene dalla rivelazione che lo Spirito Santo ti dà, dalla sapienza che lo Spirito Santo ci dà. Paolo pregò per questo, quando scrisse agli Efesini, dice: io prego il Padre del nostro Signore Gesù Cristo che vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza che ci piaccia o no, possiamo essere d'accordo o no, ma questa è la verità. La piena conoscenza, la vera conoscenza non viene da un impegno mentale o letterale, viene da una sapienza e da una rivelazione che lo Spirito Santo ci dà. Lo Spirito Santo rivela, rimuove il velo dai nostri occhi, dalla nostra mente, apre le nostre menti e ci fa entrare dentro queste verità nascoste che sono nella scrittura, che sono la sua parola. Ecco perché a chiunque ha fame, chiunque ha desiderio, chiunque ha voglia, chiunque vuole investire sul regno di Dio riceverà veramente tanta abbondanza. Questo è quello che Gesù ci insegna ed è così. Matteo 16, il versetto 19, descrive un episodio molto particolare tra Gesù e i suoi discepoli, quando un giorno chiese a lui: chi dite voi che io sia? E Pietro si fece avanti: voi lo sapete, tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. E Gesù rispose: tu sei beato, Simone, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo. Cioè la rivelazione non gli è arrivata perché lui studiava, perché andava a scuola. Non che non sia importante, naturalmente, studiare o impegnarsi anche sui libri di studio. Ma lui dice: quello che tu dici ti è stato dato per rivelazione dal Padre mio che è nel cielo. E se tu sei Pietro, e su questa roccia, che è la rivelazione che hai avuto, su questa roccia io edificherò la mia chiesa, le porte dell'Hades non potranno resistere. E poi disse una cosa molto importante. Al verso 19 dice: ed io ti dico che ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto quello che tu avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, tutto quello che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Un piccolo pensiero riguardante le chiavi del regno. Tutti quanti noi, sicuramente ti sarà capitato di, magari aprendo dei cassetti o in macchina nel cruscotto o da qualche parte, ti sarà capitato di trovare qualche volta una chiave e non ti ricordi a cosa serviva questa chiave. Avevi questa chiave in mano, questo mazzo di chiavi in mano. A me a volte capita, dopo aver cambiato più di 15 case, a
volte ti trovi delle chiavi e non ti ricordi quale serratura apre quella chiave che hai in mano. E a volte avere delle chiavi e non sapere quale serratura utilizzare rende quelle chiavi inutili. Ed è la stessa cosa del non avere una chiave in realtà. Gesù parla di questo concetto molto bello per esprimere un principio fondamentale. Gesù ha detto: io ti do le chiavi del regno dei cieli. Chiaramente non è semplicemente riferito a Pietro, ma è riferito a tutti coloro che credono in lui. Noi abbiamo delle chiavi e Gesù chiama queste chiavi le chiavi del regno dei cieli. Molto spesso abbiamo pensato, abbiamo creduto, anche perché magari condizionati dagli insegnamenti che abbiamo ricevuto, che queste chiavi servono per entrare nel regno, quindi queste chiavi servono per la salvezza, quindi entrare nel regno e quindi godere di questa benedizione. In realtà Gesù ha detto, quando noi leggiamo o studiamo su un argomento, è importante inserire, ad esempio, alcuni versetti o versetti che parlano di un determinato argomento all'interno del contesto, e non solo il contesto, ma andando a vedere quante altre volte magari Gesù ha utilizzato la parola regno, la parola chiave o questo concetto per cercare di avere una chiarezza più ampia. Davide disse nel Salmo 119, ad esempio, la somma della tua parola è la verità, quindi non è un versetto, non è una parola, non è un'espressione, non è un concetto, ma è la somma, quindi dall'inizio alla fine, vedere nell'ampiezza del discorso tutte le volte che Gesù parla di un determinato argomento, quindi non si tira mai fuori un insegnamento o né tantomeno una dottrina basandosi su un verso, su due versi chiaramente, ma la somma della parola è la verità. Quando noi parliamo del regno di Dio ci rendiamo conto che il regno di Dio è un argomento chiaramente molto vasto, però ci sono delle cose fondamentali che non possiamo cambiare. Gesù ha detto: il regno di Dio è dentro di voi, non lo disse ai suoi discepoli, non lo disse a quelli che lo seguivano, lo disse addirittura ai farisei. Gesù disse dei bambini: a loro, di loro è il regno, oppure a loro appartiene il regno. Quindi Gesù usa delle espressioni per far comprendere che il regno è a disposizione di tutti ed è a disposizione di ogni singolo essere umano. Quando Gesù parla delle chiavi, parla ad esempio in Matteo 16 queste chiavi servono per legare, per sciogliere. In realtà nel testo greco questa parola legare e sciogliere si possono tradurre anche con le parole aprire e chiudere, che chiaramente è molto più consono al concetto delle chiavi. Le chiavi servono non per sciogliere o per legare, le chiavi servono per chiudere o per aprire. Quindi queste chiavi che ci vengono date non vengono date per stabilire quale sarà il nostro futuro dopo la morte. Queste chiavi che ci sono state date, ci sono state date, quindi le abbiamo già. Ci sono state date per usufruire dei beni del regno, aprire e chiudere, aprire e chiudere. Vi faccio notare una cosa, un'espressione che Gesù utilizzò addirittura verso i farisei, quando disse: guai a voi, farisei, scribi, apocriti, che chiudete, dice che chiudete il regno davanti alle persone e non solo non entrate voi, ma non fate entrare coloro che desiderano entrarvi. Abbiamo un'autorità, tutti noi, di aprire o chiudere. Noi possiamo aprire il regno, possiamo chiudere il regno, possiamo aprire la benedizione e farla scaturire nella nostra vita, o possiamo chiudere addirittura, non solo per noi, attenzione, ma possiamo chiuderlo anche per altri. Gesù rimproverò in maniera molto forte i farisei perché loro, essendo anche persone in autorità, erano delle autorità religiose di quel tempo, chiudendosi al messaggio,
chiudendosi essi stessi al messaggio del regno, chiudevano il regno davanti alle persone che si fidavano di loro. Quindi guardate anche che grande responsabilità che abbiamo di non solo di non usufruire noi del regno, ma addirittura di non far usufruire altri che magari hanno fiducia in noi o che magari stanno vedendo in noi un punto di riferimento. Questo lo dico magari a beneficio di coloro che magari hanno responsabilità in una comunità, in un gruppo di qualunque genere, che in ogni caso ricopre una posizione di rilievo, ecco, diciamo in questo modo. Le chiavi ci sono state date e le chiavi ci sono state consegnate. Quando qualcuno ti dà le chiavi di qualcosa, significa che ha fiducia in te. Dio continua a credere e ad avere fiducia in te e nell'essere umano in genere. E Marco Mengoni cantava: "Io credo negli esseri umani". Ed è una verità spirituale molto importante che rappresenta il cuore del padre nei confronti dei suoi figli, non solo nei confronti di quelli che credono in lui, ma nei confronti dell'umanità intera. Dio, nostro padre, continua a fidarsi degli esseri umani, di ognuno di noi. Quindi, quando pensiamo a queste chiavi, chiaramente pensiamo a quale responsabilità enorme lui ci abbia dato e ci abbia consegnato. Se io do le chiavi di casa mia a qualcuno è perché ho una estrema fiducia in quella persona, a colui o a colei alla quale o al quale io consegno le chiavi. Queste chiavi servono per beneficiare di tutto ciò che c'è all'interno, no? Vi ricordate Gesù che dice: "Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno sopraggiunte". Gesù stava spiegando in altre parole: quando voi trovate il regno, dentro il regno troverete tutto quello di cui avete bisogno. Abbiamo le chiavi, a volte non sappiamo come utilizzarle. Abbiamo delle chiavi, a volte non sappiamo quale serratura aprire. Abbiamo delle chiavi e siamo lì a gloriarci delle chiavi senza saperle usare molto spesso. Ed ecco perché in questo è importante avere sempre rivelazione, studiare sull'argomento, avere fame, scavare, scavare profondo per cercare di afferrare quelle verità nascoste che riguardano il regno di Dio. Le chiavi ci servono per rilasciare ogni benedizione, per rilasciare l'abbondanza, per rilasciare quell'autorità, per rilasciare quella giustizia, per rilasciare tutto quello che il regno di Dio contiene. Gesù ci ha insegnato a pregare. Quando pregate, dite: "Venga il tuo regno". Questa parola "venga il tuo regno" in realtà dovrebbe essere tradotta con l'espressione "che il tuo regno si manifesti ancora e ancora e ancora", affinché la tua volontà sia fatta. La volontà di Dio Padre, la volontà del Padre viene manifestata quando il regno di Dio si manifesta. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Quindi la volontà è legata al regno. Quando noi vediamo il regno di Dio in manifestazione, vediamo la volontà di Dio in manifestazione. Questo è un concetto assoluto, un principio assoluto che nessuno può cambiare. Quindi hai delle chiavi questa mattina, hai delle chiavi, usale con autorità, usale sulla base della giustizia che ti è stata concessa, questa posizione di giustizia nella quale tu ti trovi. No, è una posizione corretta davanti a Dio, è come se tu non avessi mai peccato, mai sbagliato. Questa è la parola giustizia, di questo parleremo stasera nello studio di iChurch. Parleremo proprio dello Spirito Santo che ci convince di giustizia e ne ascolteremo veramente delle belle stasera. Quindi voglio incoraggiarti a usare queste chiavi, non combattere sul nemico del territorio, porta il nemico sul tuo territorio, sul territorio di Dio, sul territorio del regno. E stamattina leggevo di nuovo un bellissimo post che fece il meraviglioso e compianto Miles Monroe. L'aquila, quando combatte col serpente, non combatte sul suo territorio, non combatte a terra. Per combattere il serpente, l'aquila lo prende e lo porta in alto, ed è lì, in alto, nel suo regno, nel regno dell'aquila, in alto, che il serpente perde tutto il suo potere e perde tutta la sua presa.
Quindi entriamo nelle cose del regno, viviamolo, comprendiamolo, chiediamo allo Spirito Santo comprensione e lui ci farà vedere come utilizzare queste chiavi in maniera corretta. Una buona giornata a tutti quanti, ci vediamo stasera.